ai quali è molto difficile fare un discorso più evoluto di rivendiamo le emozioni e le reazioni delle persone. Quindi ci sarà un, diciamo, business model per il pubblico generale molto simile a quello dei social media, giocato sulla nostra, sulle nostre emozioni, e poi naturalmente un business model alto, industriale per le varie industrie, a cui l'intelligenza artificiale renderà un vantaggio competitivo per la singola industria. Pensiamo per esempio all'energia. L'energia, è chiaro che chi mette le mani su un modello che ti permette di allocare meglio le risorse vince nel mercato dell'energia. Io lavoro per un'azienda di telecomunicazione, la FiberCop. A me sicuramente Elon Musk che cosa venderà? La capacità di allocare risorse di rete in modo più efficiente, così per me diventa un vantaggio competitivo, e questo magari può anche essere un fatto positivo. Quello che mi preoccupa è il modello consumer, non il modello, diciamo, top business, e lì dentro ci finisce anche tutta la creatività, quindi tutta la letteratura, tutta la poesia, il cinema, la televisione. Ecco, ancora una volta metteremo quella tecnologia al servizio di un modello tossico. Già lo vediamo con i social media, che tendono a dividerci, tendono a distrarci, tendono a non stimolare la nostra reale curiosità per capire cosa è davvero nell'immensità della rete rilevante per noi. Nella, diciamo così, ciò che dovrebbe preoccuparci di questa evoluzione a breve termine è che i modelli saranno quelli che possono essere capiti da un venture capitalist. Io lavoravo da un investitore di capitale di rischio. Sono personaggi che vogliono rischiare un po' di più, sapendo però che potrebbero, se gli va bene, guadagnare molto. E l'unico messaggio che gli arriva, l'unico messaggio funzionante che può arrivare a questa tipologia di interlocutori, è: se lo capisco io, no? Come diceva Berlusconi, no? Si parla agli investitori come a bambini di 3 anni, no? Se lo capisco io, funziona. Ecco, purtroppo in questo momento le decisioni chiave sono nelle mani di questa relazione estremamente priva di qualsiasi scrupolo, come quello che credo animi le persone che sono qua a convertire. Ci vedono solo come clienti, quindi. Temo che questo sia un problema, è l'unico contributo che io posso dare. Poi è chiaro, il mio intervento qui parla della, che è molto breve, parla della internet delle origini, quella dove ancora non c'era un business così tossico, dove tante persone si esercitavano nella possibilità di creare reti di relazioni, sì, certo, personali attraverso i contenuti. Quindi, diciamo, esaltando la dimensione relazionale del contenuto, per esempio della poesia, per esempio della letteratura. E grazie a questo che poi sono nati siti come anche Gam, come adesso Slow Forward, come Ubu Web, che guarda caso promette, anche se ormai non è più alimentato, una generica tensione ideale verso verso la permanenza di ciò che sta lì dentro. Ecco, questo slancio ideale oggi è completamente perso. Anzi, io vedo un numero crescente di autori che dicono: eh sì, ma qui io non trovo il pubblico, perché il pubblico sta dentro le piattaforme, e quindi io devo cedere alle regole delle piattaforme che obbediscono a quei modelli di business tossici. Ecco, io credo che lì finisca il lavoro di un intellettuale, di un artista, di un creativo. Cioè, quando tu vai in quei posti perché sai che tanti occhi si poseranno su di te obbedendo a regole che sono completamente svincolate dalla tua volontà di trasmettere qualcosa di te, allora tu smetti di essere, secondo me, su questo magari si potrebbe aprire un dibattito, smetti di essere un libero creativo, a me molto interno, molto ampio. Ti ringrazio. Quindi tu all'inizio hai detto che non è che per la sua essenza il web sia per forza precario o fragile, è che manca, ad opera una parola antica, la volontà politica di investire, o di mercato, di investire sulla conservazione, su come adesso manca la volontà di investire, parlo da bibliotecaria, da esperta di quel settore, la volontà di investire sulla conservazione dei libri attraverso le biblioteche. Manca questa volontà di scegliere di considerare un mercato futuro intellettuale i libri e la loro conservazione a biblioteche, o addirittura del manoscritto su carta. E lo stesso vuoto esiste in questa scelta
di mercato, che è un mercato, mi sembra di aver capito, che punta solo all'attenzione momentanea del potenziale cliente al fine di fargli comprare certi prodotti al momento, senza pensare a un investimento futuro. Spesso anche quando in realtà poi con i nostri dati non ci fanno nulla, perché ormai è un'economia finanziaria, non è nemmeno un'economia produttiva, cioè non pensiamo a generare, che so, se io vado su un post di Alberto che mi sale nella timeline che viene venduto qualche bastoncino di cash in più, non è questo, perché per esempio se guardate la pubblicità in televisione, ormai quasi tutti sono promo degli stessi programmi televisivi, no? Sì, sì. Che cosa vuoi dimostrare? È come il palazzinaro che deve comunque far vedere che sta a costruire grandi palazzini a prescindere dal fatto che qualcuno ci vada ad abitare e paghi un affitto o compri l'appartamento. Non è quello. Una volta che tu hai fatto vedere che hai quella potenza, a te interessa solo che i tuoi investitori dicono ok, questo è uno grosso, alle spalle larghe, continua a dargli i soldi. Ma che veramente ci sia un business dietro passa abbastanza in secondo piano, cioè ormai l'interlocutore, come diciamo noi, interlocutore istituzionale chiave, non è nemmeno più il cliente, è sempre l'azionista, è l'azionista. Sempre l'investitore. Ma infatti adesso mi sembra che negli USA ci sia una grande lotta fra due colossi, ho letto, no? Non so se può essere fra Windows, fra Microsoft e Google. Fra Microsoft e Google. Questi soggetti sono in lotta da 20 anni. Ma adesso sembra che si sia acuita questa. Investono tantissimo in tecnologie di intelligenza artificiale, dove Microsoft vede la possibilità di scavalcare Google, che oggi ha il dominio fondamentalmente di tutto quello che sta in rete, mentre Microsoft ha il dominio di tutto quello che succede nei nostri uffici, come sapete. Queste lotte continueranno sempre. Il problema di fondo è che non sono nemmeno più lotte di mercato, sono lotte per la quotazione finanziaria. Sì, sono, certo. Il titolo poi alla fine. Certo, certo. Io ti ringrazio moltissimo. Ah, con la curiosità, perché a questo punto di questo bellissimo discorso, quello che mi viene, diciamo, la curiosità basilare, ma questo è un territorio selvaggio oppure c'è non esistono delle regole, una regolamentazione? Cioè tutto troppo nuovo. Allora, in passato, quando si andava verso, perché questi sono monopoli naturali, cioè, quello che è successo è che sono monopoli naturali, nel senso che c'è spazio solo per un dominatore di tutto il commercio elettronico, per esempio, in Occidente, che è, come sapete, Amazon, magari in Oriente c'hanno Alibaba e WeChat, c'hanno altre cose, non importa, però ci sono i monopoli naturali e dovrebbe saltare fuori, diciamo, l'operazione antitrust, tipo quello che fu fatto negli anni 70, 80 con le Baby Bell, le telecomunicazioni, ma c'era lo stesso rischio. Ma quando Elizabeth Warren, durante la campagna precedente, presidenziale, disse se vinciamo noi facciamo a pezzettini tutti questi grandi monopoli, è sparita dalla TV, non è nemmeno sparita dalla campagna. Ormai siamo proprio. Ed era la campagna di Biden. Quando la Warren disse questo gli fa capire come questi colossi governino anche diciamo, i loro referenti politici ai più alti livelli. E quindi il problema è che la cultura dell'antitrust, della competizione, del libero mercato, eccetera, è completamente schiacciata, cioè si procede anzi verso ulteriori acquisizioni, agglomerazioni, anche quello che ha fatto, che si fa, sta facendo con OpenAI, no? Principale play in questo momento è anche lì il tentativo di diventare quello che basterebbe per tutti, facendo così sparire Gemini, che sarebbe il modello di Google per cui lavora Elisa, e facendo sparire anche il modello di Microsoft e gli altri modelli emergenti, almeno in Occidente. Forse le uniche barriere, forse, sono quelle geopolitiche in questo momento, paradossalmente. C'era una domanda? Sì, forse già l'hai risposto ora. Come è possibile, secondo te, in qualche modo inserire una discontinuità rispetto a questo che sembra invece inarrestabile? La sensazione che... Penso poi un dominio della tecnica. La discontinuità è che questo processo, comunque, obbedendo sempre comunque alle trimestrali, massimo semestrali di cassa, in realtà tende anche all'entropia e all'autodistruzione.
Per esempio, Facebook a un certo punto ha smesso di crescere proprio perché è diventato un ambiente tossico e fondamentalmente così aborrito dalle giovani generazioni che dicono che è un posto dove andate voi boomer, mia figlia ha ragione. Cosa ha fatto Meta? Intanto creiamo il mondo anche per queste giovani generazioni, l'hanno creato su Instagram e in altri posti, TikTok è un altro soggetto ancora, però lì siamo sempre dentro la stessa azienda, Meta, no? Quindi quello che succede è che a volte è proprio il sistema che è così tossico in sé da collassare. Anche Twitter in qualche modo oggi sta autocollassando al suo interno. Non c'è una, come dire, una public policy. Per esempio l'Europa è abbastanza avanzata rispetto agli Stati Uniti, perché noi quantomeno su queste cose decidiamo tutti insieme, no? Come si fa con la Digital Service Act, come abbiamo fatto l'accordo sulla privacy precedente, adesso mi sfugge l'acronimo, però tutti lo conoscete, il GDPR, esatto, lo conoscete. Quindi l'Europa in qualche modo, non so se per una maggiore consapevolezza del problema oppure per, anche lì per questioni abbastanza contingenti, in qualche modo riesce ad avere a rappresentare un fronte comune, però sono temi così globali che in realtà andrebbero affrontati. Esisteva per esempio una cosa che si chiamava l'ITU ai tempi delle telecomunicazioni, si prendevano grandi discussioni sugli standard industriali, no? International Telecommunication si prendevano decisioni lì per tutto il mondo. Poi successivamente l'Internet Governance Forum era un'ambizione anche eccessiva, no? Ci vorrebbe una sorta di ONU delle tecnologie dell'informazione, ma abbiamo visto come sta andando l'ONU la risoluzione del 67, credo che bene. Mi dispiace di lasciarvi con questo messaggio. No, ti ringraziamo, grazie, veramente un applauso, un grande grazie. Hai offerto molti spunti. Del tuo libro, perché il 15 novembre qui allo studio c'è la presentazione del mio ultimo saggio che si intitola Stiamo sprecando internet, che è uscito nel 2023. Veniamo sicuramente. Se venite, mi fate veramente benissimo, felice, benissimo. Perché appunto è questa di Alberto, una rete di persone di grandissime teste che normalmente è un po' fuori da quelle tematiche, no? Appunto vi occupate di cose più belle, giustamente. grazie.